Ma cos'è successo qui? Sembra che questi uomini fossero ancora vivi poco fa. Ho un bruttissimo presentimento. Dobbiamo trovare Katsura. Bene, io inizio laggiù. Gran parte della città è finita in fiamme. Così tante case. Dovevamo lottare per un paese migliore, ma di certo non così. Ed eccoti qui. Dì le tue preghiere. Samurai, è ingiusto. Riequilibriamo le squadre, eh? Ti ringrazio. Problema risolto. Bene, allora. Chiediamo al nostro amico qui cosa è successo. Oh, grazie al cielo. Sono felice di vedere le vostre facce. Katsura! Me lo sentivo che fossi tu. Cosa ci fai conciato così? I Joshua hanno temuto il peggio. Indagavo sulle prossime mosse dello shogunato. Ma così ho deluso i miei compagni, non combattendo al loro fianco. Soprattutto Genzui. Almeno non è stato tutto vano. Ho messo le mani su informazioni importanti. Lo shogunato invierà presto delle truppe per affrontare i Choshu. Lo shogunato intende agire. Coglieranno l'occasione di eliminare i Choshu una volta per tutte. Esatto. E si aspettano che i Satsuma si uniscano alla lotta coi loro uomini. Ancora loro? Ma non stavano pianificando una rivolta contro il governo? Beh, i Satsuma vogliono dimostrarsi leali allo shogunato, determinando la fine del clan Choshu. Tu cosa faresti? Sai, mi sono sempre chiesto perché i Choshu e i Satsuma non abbiano mai stretto un'alleanza. Voi siete gli unici con un potere sufficiente a cambiare questo paese. Unendo le forze, sareste inarrestabili. Non hai torto. Sarebbe incredibile se fosse possibile. Ma Satsuma e Choshu sono nemici giurati. Non si può stringere un'alleanza dal nulla. Hai ragione. Concentrati sul passato e perderai di vista il futuro. Per portare il cambiamento, dovrai saper compiere delle scelte difficili. Ah, capisco cosa intendi. Allora dobbiamo andare al tempio Kyomizudera. Takamori Saigo del clan dei Satsuma dovrebbe essere lì. Per quanto ne so io. È l'attuale capo delle forze dei Satsuma. Se riusciamo a convincerlo, forse avremo una possibilità. Al tempio Kyomizudera! Posso chiedere a voi due di andare a parlargli? Dubito che ascolterebbe volentieri se un nemico come me bussasse alla sua porta. Va bene, ce ne occuperemo noi. Allora, Saigo è in questo tempio, giusto? Ah, esatto. Sembra che il vecchio sacerdote del tempio Geisho fosse molto legato a Saigo. E ho sentito che oggi è l'anniversario della sua morte. Bene, è ora di entrare.
Ci caccerà se facciamo irruzione. Meglio aspettare il momento giusto. L'area qui attorno è grande, quindi concentriamoci sul trovare Saigo. Pronto all'azione! Concludiamo la missione. State cercando Saigo e a... lavoro.
per averci scelto. Mondo. L'ordine di guidare la spedizione contro i Choshu. Cosa intendi fare, Saigo? Mi chiedo cosa consiglierebbe Gesho. Beh, ti lascio riflettere. Possa la solitudine donarti chiarezza. Minacciarmi durante questo giorno sacro. Prego, aspetta. Vogliamo solo parlare, non combattere. Con qualcuno che non vuole uccidere non ha senso. Dunque, non avevate detto che volevate parlarmi? Mi state chiedendo di ignorare gli ordini diretti dello Shogun? Che assurdità. Non c'è niente che possa fare. Dimentica lo shogunato. Voglio parlare con te, non con loro. I Choshu hanno tratto la spada per primi. E dopo gli eventi di Kyoto, dovevamo agire. Senti, capisco la posizione dei Satsuma. Ma hai mai pensato al nostro futuro? Cosa intendi? Cambiare il paese? Ma cosa vai dicendo? Saigo, so che in cuor tuo sei d'accordo con me.
I Satsuma possono compiere certe imprese solo a fianco dei Choshu. Vuoi marciare a fianco dei nostri nemici giurati? Questo non è possibile. Eppure può succedere. Se decidiamo di volerlo. Ma prima devo scusarmi. Mi dispiace di non aver messo fine al conflitto prima. Oh. Katsura dei Choshu. Cosa indossi? Non badare a questi sudici stracci. Ti assicuro che il mio animo resta immacolato. Come avrai già sentito, dobbiamo mettere da parte le differenze, a costo di smuovere mari e monti. Dobbiamo cambiare il Giappone. Katsura, io capisco. Accetto la proposta. Persino Gesho sarebbe stato lieto di porre fine al massacro. Allora è deciso. I Choshu e i Satsuma si uniranno. E noi ne saremo i fortunati testimoni. Sai, ho sentito che in Occidente bisogna prendersi la mano e stringerla in queste occasioni. Forza! Proviamo. Saigo, non vedo l'ora di lavorare con te. Altrettanto. Takamori Saigo, grazie a Ryoma, si oppose agli ordini dello Shogun e annullò l'attacco dei Satsuma ai Choshu. In seguito, i Satsuma e i Choshu si avvicinarono e strinsero un'alleanza volta a rovesciare lo Shogunato. Non ti ricordi che cosa ti avevo detto all'epoca? Ti avevo parlato del mio sogno grande quanto l'intero oceano. Di qua. Non si arrendono facilmente. Ryoma! Fallo, colpiscimi! Voglio tornare nella vasca, per cominciare. Un ottimo piano! Ah, che gran bel guaio! Dopo l'attacco alla locanda Terada, Ryoma Sakamoto si rifugiò presso il clan Satsuma. Questa volta sono stato fortunato.
Per il momento dovrò affidarti le redini di tutto quanto. Conto su di te.